Siamo arrivati a base qua. Noi potremmo rapidamente andare a pescare e tornare. Però questo è un volo qua, io non ce l'ho capito, questo è un volo particolare, sì, un volo che poi filmarlo va bene anche. Sperimentazione. Essere crassato. Noi qui non ci possiamo permettere di prenderla in velocità perché dobbiamo andare in quota, capito? Sì. Avrebbe comune fino a pescare. Una bella discendenza, vuol dire che mo si sale. Spettacolo per un sasso destro. Sì. Corno grande. Corno piccolo è quello a sinistra. Ci abbiamo volato qui, se ben ti ricordi, quando abbiamo preso la brezza, no, te qua. No, non eravamo qua. Però. Sei sicuro? Sì. La voglia. Girato un po' a sinistra per far vedere questo spettacolo del Gran Sasso visto da est. Vedi che quella base si comincia a abbassare adesso, vedi? Fa degli prospetti così. Che spettacolo! Taglio di qui perché non voglio essere fregato da quelle bave lì vicino alla montagna, capito? Sì. Ora potevo rientrare alla Maiella. Vabbè, ma ci abbiamo la strada di comuni, è meglio qua. Se andiamo insieme è meglio ritrovarsi insieme, no? Ecco il Gran Sasso visto da est. Vedi che la base è quasi bassa? Sì. Poi qui un altro scappellotto e saliamo, prendiamo. Vale la pena vedere il Corno Grande da qua. Fuori, lo mettiamo dentro.
avanti dovremmo salire. Guarda, questo è il fronticello di Brezza. Eccolo. Sono rientrato da est, da Corno Grande 300. Lato nord di Campo Imperatore, dove sei? Abbiamo lasciato adesso verso sud. Ok. È un bello spettacolo, finalmente ho fatto il gran sasso da est. C'era la strada fino a Pescara. Non è male, eh? Dai, tieni questa rotta tua. Sì. Questa velocità, la strada. Sentiamo il bordo qua, capito? Tra il sole e l'ombra, ok? Sì. Stefano Daniele, sono est del Duz.